porca puttana. Che nessuno si era posto il problema del cordo lato, probabilmente c'è stato un bloccaggio dell'acceleratore, qualche cosa del genere. Ma bisognerebbe rivedere questa uscita. Linea Zermiani. E la stiamo vedendo insieme a Minardi, perché in effetti abbiamo visto una strana dinamica, no? Si è proprio alzato. Cosa pensi di questo incidente? Ma è arrivato, mi è sembrato lungo, da quando ha attaccato il cordo la macchina ovviamente è diventata da portante ed è decollata. Adesso l'inizio del fotogramma non è molto, almeno qui non è stato molto chiaro, quindi è difficile poter esprimere dei giudizi. Abbiamo visto solo la macchina che usciva fuori traiettoria, come ha toccato il cordo l'ha decollato, quindi. L'impatto sì, è violento ma non violentissimo, c'è passo messo da parte. Beh, quindi, però non si può dire, no? È fatica poter distinguere. Comunque abbiamo le telemetrie, penso che se dopo passi dal box possiamo dire senz'altro a che velocità è stato l'impatto, ma mi sembra che non sia stato piccolo, almeno a vedere come la macchina ha decollato. Ecco, adesso in questo caso evidentemente con molta attenzione cercano evidentemente di estrarre. Ma sai, qui il problema, come hai visto anche l'incidente di LG di Letto, il problema di queste vetture oggi non è tanto la integrità fisica del pilota quanto la decelerazione che qui è sottoposto, è sottoposto, quindi è giusto che intervengano con calma, soprattutto immobilizzando il collo, che è la parte più delicata in caso di questi incidenti. Si passa da 250 a 170 all'ora a zero. Immediatamente, sì, quindi sì. Non è più come una volta che uno veniva sbalzato fuori, no. E va proprio questa decelerazione che compromette ovviamente organi interni, sì, e soprattutto il collo. Ecco, perché avendo anche poi la forza inerzia del casco che bene o male pesa, evidentemente si sposta. È arrivato molto forte in chicane, addirittura vedi, ha capotato, e direi che non è stata una volta piccola. Questo è proprio veramente. No, perché abbiamo lavorato molto per la sicurezza delle vetture, rendendo indistruttibili le scocche, però ovviamente le decelerazioni sono quelle. Purtroppo rimangono, la macchina arriva molto veloce, era leggermente fuori traiettoria da quello che si vede. Ecco, noi adesso cercheremo di raggiungere, che è qui vicino anche la sala, sì, per quanto riguarda la clinica proprio, dell'autodromo di Imola, che tra l'altro è attrezzatissima, non serve neanche spostare la gente, qui si riescono a fare tutti gli esami possibili, TAC, tomografia assiale computerizzata, e soprattutto proprio arrivato questa mattina un pullman mobile per quanto riguarda la risonanza magnetica. È uno degli argomenti che noi vorremmo proprio trattare questo pomeriggio con un servizio ad hoc su quello che sono praticamente gli interventi immediati di pronto soccorso. Quindi io mi sposterei, vediamo se riusciamo a trovare il segnale anche da quella parte, ma credo di sì. Nel frattempo mi sposto verso la clinica mobile. Ecco, intanto potete notare con quale prontezza e con quale efficienza e dotazione di mezzi qui sul circuito di Imola il servizio medico è riuscito ad affrontare subito una situazione indiscutibilmente molto delicata. Naturalmente c'è uno stato di tensione in tutti noi, perché vorremmo riuscire a capire quali sono realmente le condizioni del pilota. Da quello che abbiamo visto nell'incidente non ci è parso che il pilota avesse urtato direttamente col capo mentre la vettura si ribaltava, ma certo l'urto che ha preso e che non si è potuto vedere quando la vettura è decollata e ha urtato per la prima volta l'ostacolo è stato un urto a velocità molto elevata, quindi una decelerazione violenta. Ecco che la regia ce lo ripropone, appunto vedete la vettura molto veloce, qui perde già il controllo, cerca di correggerla ma senza possibilità, decolla e va a urtare direi sopra la protezione in gomme, che è la stessa messa in pneumatici, e quindi si tratta di vedere qual è l'ostacolo che ha incontrato. Ma come vedete la vettura già si aveva perso l'anteriore sinistro, l'alettone, adesso ricade, la testa del pilota non tocca il terreno in questo primo ribaltamento, poi c'è il secondo, vedete che il pilota viene sballottato nella vettura,
ma ancora in questa fase credo, direi che il roll bar lo abbia abbastanza protetto, quindi non è un urto diretto sul capo, ma è la decelerazione molto violenta. Ecco, intanto vedete con la care sulla... Ecco, noi ci stiamo spostando per cercare di darvi il più possibile ecco, su angolazione. In questo momento vediamo se la Fanoli riesce ad avere come noi stiamo spostando l'antenna proprio. Sì, adesso le immagini vanno bene, purtroppo ecco. Come ti dico il problema importante è di riuscire a vedere quando sì. Il pilota arriverà, quali ecco, sono realmente infatti, le sue condizioni. Infatti da quella addirittura lì entrerà, dovrà girare verso destra, dopodiché faranno i vari controlli e noi in qualche modo sentiremo, se non proprio con la diretta, quantomeno con una camera mobile, cercheremo di sapere dal dottor Piana le condizioni di Barrichello. Dicevo prima proprio, sono attrezzatissimi, fortunatamente questa notte proprio è arrivata questa apparecchiatura della risonanza magnetica che è difficile trovare anche in ospedali normali, pensate un po', quindi questo pronto soccorso è attrezzatissimo, non serve neanche, anche se in effetti come sentite c'è l'elicottero sopra che sta aspettando per decollare, ma veramente sono in grado di prestare non solo i primi soccorsi ma anche quelli successivi che sono così importanti poi per i decorsi della malattia o della, diciamo, della contusione che ecco, inevitabilmente in questo c'è. Momento lo stanno caricando sulla barella per il trasporto nell'ambulanza. Intanto si procede con tutto l'insieme delle cure mediche, vedete la flebo che è stata applicata subito quando il pilota ancora si trovava dentro l'abitacolo, sfortunato il brasiliano, vi ricordo, secondo nel campionato dietro a Schumacher con 7 punti contro 20 del tedesco, quindi aveva cominciato la stagione in modo eccellente ed era particolarmente soddisfatto, purtroppo in questo momento la sfortuna lo ha colpito duramente. Naturalmente la speranza di tutti noi è che le immagini, che certo non sono confortanti, soprattutto l'impressione della velocità con la quale ha urtato, anche se non si è potuto vedere contro l'ostacolo, ci fate vedere che si tratta di qualcosa di ben più serio di quello che è successo ad Alesi, ma naturalmente aspettiamo che tu ci possa dare queste notizie. Ecco Palazzoli, noi non sappiamo ancora come è successo, ma è la prima volta, come dicevo, che su un cordolo di questo tipo c'è stato un decollo così veloce. È vero, come ricordava Minardi, appunto, che la vettura, avendo cambiato incidenza, da deportante è diventata portante, quindi è decollata, data la velocità. Però, francamente, in questo tratto del circuito non era mai successo un incidente di questo tipo. Un incidente stranissimo, anche perché, sì, lui è arrivato molto veloce, forse un po' troppo, ha cercato di inserirsi, non è riuscito, la macchina gli è partita con l'anteriore, ha controsterzato e a quel punto si è reso conto che stava uscendo e si è attaccato anche ai freni. Però l'impatto è stato violentissimo. Ecco, infatti ancora una volta ci viene riproposto. E osservandolo con attenzione, fino a questo punto la vettura sembrava in condizione di prendere la traiettoria. Deve aver urtato lateralmente. Ma è una cosa strana, veramente strana. Bisognerebbe. Anche dalla telemetria poi si riuscirà a capire gli aspetti tecnici di questo incidente, mentre, come dico, le immagini sono effettivamente emozionanti. Ezio, tra poco dovrebbe arrivare l'ambulanza, sì. Stanno chiudendo adesso il porta posteriore. Linea Zelmiani, allora. Io volevo un attimino avere le immagini di ieri per poter commentare questa cosa. Se la regista Fanoli ci fa avere queste immagini dell'incidente. Le stiamo vedendo, Zelmiani. Stanno andando le immagini dell'incidente? Va bene, perfetto. Ecco, Mario, puoi commentare pure l'incidente, dopodiché passiamo su di me. L'incidente avete visto impressionante, con questo decollo deciso della vettura della Jordan Hunt di Barrichello che poi ricade, vedete, e il pilota era andato a sbattere sopra le gomme contro le reti di protezione del pubblico e vedete la successione, il doppio tonneau con urti a non finire, insomma si temeva veramente ecco. Per la vita del pilota. Ecco, Zermiani. E noi vogliamo un commento dal vivo proprio in questo momento, se la telecamera ci porta proprio all'interno di questa Jordan, dove in effetti abbiamo visto carambolare
un complimento, qui ci saranno gli applausi di tutta Italia, Rubinho, veramente ci hai fatto un'impressione, ci hai fatto veramente spaventare. Ecco, ci puoi raccontare cosa ti ricordi? Ma prima vi ringrazio a tutti gli italiani che erano così per me, perché era stata veramente una bella botta. Ma io mi ricordo fino al momento che sto girando dentro alla variante bassa, sto girando dentro alla destra e quando perco il controllo della macchina e va via, dopo non mi ricordo più perché è stata una bolla realmente brutta. In quel punto lì non riesco a prendere delle condizioni esatte dove sono e mi ricordo quando ero già svegliato insieme a Senna era a fianco a me e in quel punto lì è stato molto bello. Noi l'abbiamo proprio detto ieri in diretta, Senna pensa, ha smesso di fare le prove fino a quando i medici non hanno detto non c'è nessun problema, non è risalito sulla macchina . E poi è risalito, ha dato la birra a tutti ed è andato a casa, quindi questo qui tipico di Ayrton che veramente è un tuo grandissimo amico. Ecco, come sono le condizioni adesso? Ecco, adesso vediamo un po', cosa sono state come condizioni, questa parte qui? Non è rotto, no, è una condizione per rimanere ok, sono 3 o 4 giorni che devo rimanere con questo qua. Solo per una condizione per la mano stare sempre dritta perché ha fatto un po' male, però non tanto, e anche abbruciato perché c'era quella mano che era dalla parte esterna che andava sull'altra parte. E dopo il naso sì che si è rotto un pelino qua dentro, però da resto tutto a posto. Io spero che Monaco sono a posto per guidare. Ecco, perché dicevano che Monaco l'avresti saltato, invece no. Spero proprio di no, io sono a posto, vedi adesso. Spero veramente di guidare a Monaco. Non lo vogliamo affaticare di più, anche perché ve lo diciamo proprio dal punto di vista della simpatia per i tifosi italiani. Pensate che doveva andare a Rede Globo per il Brasile e in effetti è venuto da noi. Grazie Rubinho. Grazie, molto grazie a tutti gli italiani. Ciao, arrivederci. Mentre intanto le nostre immagini vi mostrano per un attimo Jean Alesi.